gli urli che si sentono. Lo show continuerà con o senza di te. Mangerai i tuoi amici uno ad uno dopo di te. E poi passerai i tuoi iscritti piano piano. Conquisterai il mondo. Oh mio Dio, è passato. Guarda cosa mi ha fatto. Videochiama Masha.ex. Ti prego rispondi Masha. Non vedo l'ora di parlarti. Non risponde ragazzi. Ho aspettato 30 secondi buoni e ancora non ha risposto. Dai Masha, rispondimi. Ti prego. Voglio parlare con te. Voglio scoprire i tuoi segreti. Ma mi è sembrato di sentire un sussurro. Sembrava che sussurrava I see you. Ma se non ha risposto come faccio a sentirlo? Mi ha attaccato. Sta scrivendo però. L'abbiamo disturbata bene questa volta. La devo videochiamare assolutamente. Voglio scoprire i suoi segreti. Pensavi che ti avrei risposto? Mi dispiace per te ma non rispondo quando vuoi tu. Peperina. E allora cosa posso fare per farmi rispondere? Masha, ho qualcosa da proporti di interessante. Dovrei videochiamare anche Orso. Potrei provare a videochiamare lui effettivamente adesso. Magari se prendiamo lui come ostaggio lei ci risponde. Mi ricordo bene chi sei e non ho intenzione di assecondarti, ma magari Orso sì, perché non provi a videochiamare lui? Eccoci, videochiamiamo Orso. Che faccia orribile che ha, ragazzi. Questo è Orso nella vita reale. Ragazzi, mi ha risposto. Ma questi sono episodi di Masha e Orso messi strani. Ragazzi, ha risposto. Guardate gli episodi di Masha e Orso. Ci sono delle parole che compaiono su schermo. Orso, povero Orso. Era un orso felice prima del mio arrivo. Che cosa significa? E continua a glitchare tutto strano. Poi è diventato un bambino cattivo. Orso non è cattivo. Sei tu che gli fai due maroni così in Masha. Se è lei che sta parlando. Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Molto cattivo. Dovevo fare qualcosa. Guardare la TV, Masha, no? È questo che succede ai bambini cattivi. Che intendi? Masha, oh mio Dio. Ragazzi, guardate. Oh mio Dio. Gli urli che si sentono. Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa. Orso, stai bene? Orso, basta. Oh, ci sarà la luce dietro, avete visto? Mi sono spaventato di brutto, si è accesa da sola. Si accende e si spenge, guarda. Guarda dietro, si accende e si spenge. La vedete? Io sono fermo, si accende e si spenge. Ha smesso, adesso rimane accesa. Mi sono spaventatissimo. La chiamata è terminata. Sta scrivendo Orso, ma non l'ha fatto fuori, ragazzi. Non è strana questa cosa che ha scritto Orso? E infatti è lei. Non ha fatto una bella fine. Se vieni ti spiego perché. Masha, sei molto cattiva oggi. Perché gli ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Masha? Questa è una foto di Masha, ragazzi. Se questa è Masha.ex, valigine, ce ne andiamo in spiaggia, ragazzi. Lasciamo... No, a parte c'è la neve in spiaggia adesso. Lasciamo tutto ai professionisti. Io non mi intrometto, mi dispiace. Perché hai fatto tutto questo, Masha? Dobbiamo capirlo, ragazzi, perché se no non capiremo mai perché lei fa questo. Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu, Masha, perché tu sei una bambina cattiva. Secondo voi Masha è buona o cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Dobbiamo indagare su questa cosa tutti insieme, perché più siamo e meglio è. Credo di sapere come possiamo risolvere le nostre divergenze. Ti sfido a fare due cose. Se le farei bene ti videochiamerò. Ci stai? Cioè te non ti conosco neanche, mi vuoi sfidare? No. No che non mi faccio sfidare da Masha, che magari mi sfida a fare cose orribili. Non dovete accettare mai le sfide di chi vi scrive. Se Masha.ex vi scrive non gli rispondete. Io lo sto facendo per farvi vedere che cosa fa, ma non gli rispondete voi. Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto. È proprio per quello che non accetto, perché ho paura della sua potenza. Ti ho ferito senza nemmeno toccarti. Non è vero, ragazzi. Io non sento niente. Non mi hai ferito, Masha. Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa. Siamo seri? Scusate il taglio, sono dovuto andare a lavarmi la faccia. Mi sono spaventato, ragazzi. Mi sono spaventato. Chissà da quanto è che ce l'avevo questa cosa. Bene, perfetto. La prima sfida che ti do è di mangiare quel cioccolatino che trovi in salotto sul tavolo vicino ad una boccetta. Prendi pure quella, che dopo ti servirà. Scritto malissimo. Va bene, una bambina, ragazzi. Andiamo. Sono andato in salotto e ho trovato il cioccolatino con questo. Guardate, che orribile. Un bicchiere con dei teschi. Cosa significa, ragazzi? Questo significa. Iscriviti e lasciami piace, oppure verrò a mangiarti stanotte. Masha, ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto e ora? Voglio sapere da dove partire, perché è un'indagine da fare. Brava, adesso mangia. Sono diventata game time. Non game time adesso, sono diventato femmina. Scusa, quanto sei fiscale con i diavoletti. Il cioccolatino in questione è questo, io lo vado ad assaggiare. Guardate, allora vado. Mi raccomando, mi piace per questa cosa. Ha una cosa strana dentro, guardate. Sopra, in alto, ha una cosa strana. Sa di spugna. Effettivamente però, ragazzi, inizio a vedere tutto rosso. È normale? Sarà un effetto ottico forse? Non lo so, vedo tutto rosso.
Ma non di nuovo però, ma ha riferito un'altra volta. Ma quanto ce n'è? Ragazzi, scusatemi un attimo, eh. Guarda, cioè, da quanto ce n'era è diventato rosso il fazzoletto, il tovagliolo. Ma è normale? Masha, sei normale a fare una cosa del genere? Ovviamente no, perché è una bimba cattiva, ragazzi. Noi lo sappiamo benissimo. Bene, sono contenta per quello che ti è successo alla lingua. Parli troppo, adesso bevi la fiala. No, che non la bevo. Dammi un motivo per farlo. Il motivo potrebbe anche essere che viene a farmi fuori. Guardate, ragazzi, cosa c'è dentro la fiala. È orribile, guarda. Questo, ragazzi, diventerà il nostro bicchiere per le pozioni, eh. A me non me ne frega niente. Se volete le pozioni, scrivetemelo nei commenti anche di chi le volete. Ma questo qua diventa il mio bicchiere per le pozioni. Non me ne sbatte niente. Vado, eh. Sapeva di plastica, ragazzi. Non bevete mai la plastica, mi raccomando, perché sennò vi fa male. Oh mio Dio. Oh mio Dio, guardate. Oh mio Dio, guarda il naso. Ma smetterà prima o poi, vero? Dovrebbe smettere. Ragazzi, credo che questa roba qua faccia degli effetti troppo strani. Ha smesso, mi sa. Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro. Non c'è nessuno, ma a me sembra di vedere qualcuno. Se l'avete visto voi, scrivetemelo, mi raccomando. Mi sembra di aver visto qualcuno. È stato troppo spettacolare. Adesso riceverà il tuo premio. Quale sarebbe? La videochiamata, forse? Finalmente? Ma che vabbè, però, dai. Mercoledì. Sì, vabbè, mi confondo pure. Siete tutti uguali, brutti come la fame e cattivi. Spaventato dovresti. E tu dovresti fare un riposino. Non è l'ora del riposino, le 3 di notte? Che poi tra l'altro qua fuori c'è gente che tiene la luce a palla delle macchine, sembra giorno. Ragazzi, ci sta videochiamando. Oh mio Dio, sono pronto, sono pronto. Ragazzi, di nuovo, episodi di Masha. Guardate, ci sono gli episodi di Masha fatti strani. Sta parlando, sentite? Pensi che sopravviverai sempre? No, che non lo penso, Masha. Però almeno con te spero. Questa volta perderai. E invece sarai tu a perdere, Masha. Io ho bisogno della tua anima per continuare il gioco. Di che cosa sta parlando, ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà con o senza di te. Mangerò i tuoi amici uno ad uno dopo di te. E poi passerai i tuoi iscritti piano piano. Conquisterai il mondo. Non ti azzardare a toccarli. Non ti azzardare. Masha, forse stai esagerando un po' troppo stavolta. Non puoi fermarmi. Sono una bambina molto molto cattiva. E sono dietro la porta di casa tua. Non è vero, perché io ho gli allarmi e non sono suonati, quindi non ci sei. Attaccato. Sei soddisfatto della videochiamata? Non è finita. Io sono qui per un motivo ben preciso. Rompere le scatole, Masha? Ci sei riuscita perfettamente. Che crudeltà che ha questa, ragazzi. Sono qui per la tua anima. Sono molto ansiosa di prenderla, ma sono solo una ragazzina. Non posso sporcarmi io le mani. Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà orso per me. Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No, raga, mi sto spaventando, eh. Direi di sì, Masha, che li sento. Bene, è stato velocissimo. Adesso vai o lui ti troverà subito. Ragazzi, lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi. Oh mio Dio, è passato dalla sala, ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente. Ho un orso dentro casa e non mi ha distrutto nulla. Ma questo è finto, non può essere un orso vero. Sarà uno travestito. Però è troppo reale, raga, non mi sembra uno travestito. Dentro la camera, sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce. Porca... Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami, lasciami! Orribile! Guarda cosa mi ha fatto! Di nuovo, ancora, ma ce l'avete sempre con me voi però, eh! Oh mio... Basta, non indago più, basta, ti chiudo qui dentro, buonanotte, mi chiudo qui! Guarda cosa mi ha fatto! Mi sa che se n'è andato via, ok, torno in camera allora. Prima che ritorna e mi fa male, mi chiudo qui dentro, non posso sfondare la porta in tempo. Sai come ho fermato Orso? Con il nuovo libro di Game Time che trovi in libreria nel link in descrizione, che ti permette di sopravvivere a tutti i mostri e ti insegna tante cose epiche. C'è pure il fratello segreto di Aghiwaghi. Ti consiglio di correre a prenderlo in libreria. Sono tornato mercoledì. Masha, scusate, mi confondo. Iniziano uguali e sono brutte uguali. Sei tornato? Non ha portato a termine il suo compito, vero? Bene, adesso ti faccio vedere io. Un altro episodio di Masha e Orso? No, ne ho visti anche troppi, Masha. Non ci tengo a vedere un altro episodio di Masha e Orso. No, ragazzi, guardate cosa ha fatto al tablet. Sta sgocciolando roba. So che il sangue non ti piace ed è proprio per questo che ti obbligo a vederlo. Smettila, Masha, smettila. Ci tortura psicologicamente, così io non lo guardo. Sì, mi obblighi, io sto così come mi obblighi. Però devo leggere i messaggi. Continua a guardarlo. Ma come scrivi, Masha? Io guardo la tua calligrafia, mi fai tu sanguinare gli occhi. Scrive malissimo, ragazzi, eh. Oh, si è rotto il tablet. Beh, tempo scaduto. Cioè? Prima mi spacchi il tablet e poi te ne vai così? Tutto questo, ragazzi, è incredibile. Perché sono diventato io, Masha.exe. E adesso iscriviti se non vuoi che ti venga a mangiare.